ossia non perdete. Un grande classico come Goldoni sul palco del Teatro Petrarca. In scena, lo spettacolo, il giocatore, un vivido studio di caratteri tratteggiati con brio e precisione che compongono il ritratto di un'intera società, con le sue virtù ma soprattutto i suoi vizi. Come tutti i grandi drammaturghi, scrittori, pittori, autori, artisti, è più che l'attualità la contemporaneità. Laddove per me contemporaneità vuol dire tu guardi un quadro che era già 50 anni avanti, 50 anni fa, e Goldoni con i suoi scritti, con le sue tematiche, da qui a 50 anni sarà ancora contemporaneo, cioè va oltre veramente l'attualità. Un testo sempre in bilico tra commedia e dramma di una modernità sconcertante. Goldoni ha una sua arte ovviamente di racconto, per cui riesce a inserire un percorso nero però all'interno sempre di una situazione divertente, quindi riesce a trasmettere questo modo di essere che è una tossicità, che è una droga diciamo, in una maniera che non è respingente per il pubblico e quindi fa empatizzare con una problematica. In un taglio solo penso 126 kg di camano. Ma grazie! Al centro dello spettacolo c'è Florindo che, divorato dalla passione per il gioco, perde tutto: i soldi, le amicizie e l'amore della promessa sposa, e non esita a garantire di prendere moglie la vecchia ricca Gandolfa pur di ottenere soldi per giocare ancora e continuare a sognare la vincita favolosa. 400 secchini in un'ora. Parlare con il signor Pantalone. Ah, ma dobbiamo, ma che pantalone. La signora Rosaura aspetta. Maledette anche le donne. C'è una donna che appunto stacca l'assegno e dice: ok, io voglio questa persona, vuole pensare di comprare questa persona e comprare anche la gioventù, ma poi non sarà così.